Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò alcuni modi per trovare prodotti vincenti da mettere in vendita. I modi per trovare un prodotto vincente sono tanti e la maggior parte vengono pagati. In questo video però vi porterò alcuni modi gratuiti. Però innanzitutto mi vorrei fermare e vedere le caratteristiche di un prodotto vincente, che sono nuovo sul mercato. Non si trova facilmente nel negozio, quindi bisogna comprare per forza online. Risolvi i problemi tipo multifunzionale, tipo quelli 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1, che ormai sono trend. E non si riferisce a una sola fascia di età, però ognuno la può utilizzare, la può trovare tipo utile nella vita quotidiana. E prodotto che ha ricevuto valutazioni elevate e il trend del momento, quindi è un prodotto che tutti lo stanno comprando. A parte di questo, le vorrei anche far vedere le categorie, secondo le statistiche, le categorie di maggior successo sono bellezza, gioielli, cucina, sport, salute e fitness, animali domestici, bambini, neonati e tecnologia. Andiamo su watchcount.com, una piattaforma che ci fornisce informazioni sugli articoli più cliccati o più visti su ebay.com. Io qui ho preso, cioè in questo video analizzeremo il sito ebay.com. Tuttavia, avete la possibilità di fare ricerche per siti in diversi paesi del mondo dove eBay è presente. Quindi possiamo cercare i prodotti per parola chiave o per categorie e fare clic su Show Me. Quindi, come vi ho detto, la maggior parte dei dropshippers tendono di vendere questi prodotti su America. Quindi anch'io ho preso questo sito per analizzare un prodotto. Quindi scegliamo la categoria, facciamo Show Me e adesso andiamo nella lista che compare e scegliamo un prodotto ad alta visibilità da analizzare. Clicca sopra e andiamo alla pagina del prodotto su eBay. Come vediamo, questo prodotto ha venduto oltre 10.000 pezzi. Inoltre, gli acquirenti sono al 100% soddisfatti. E adesso andiamo a vedere quante persone l'hanno visualizzato al giorno. E sono 258 e finora ci siamo. Facciamo clic sulla quantità dell'articolo venduto per vedere quando sono state fatte le ultime vendite di questo prodotto. Come si vede dall'articolo, dalle vendite anche questo, cioè articolo ha delle vendite anche questo mese, e quindi diciamo che è un prodotto che non ha solamente le visualizzazioni, ma la gente lo stanno anche comprando. Per iniziare, vi chiederei di scaricare AliExpress su Google Store, Web Store, e poi facciamo clic sulla foto e tramite AliExpress cerchiamo di trovare questo prodotto su AliExpress. La pagina che si aprirà, tutti i fornitori, si aprirà, ci fa vedere tutti i fornitori che vendono questo prodotto. Qui possiamo anche osservare quante vendite ha realizzato e quante valutazioni ha ricevuto su AliExpress per ogni fornitore. Sicuramente andiamo a fare clic sul fornitore con più vendite e anche la valutazione più alte. Da AliExpress possiamo anche vedere tutti i negozi eBay che hanno questo prodotto in vendita. Questo ci aiuterà a farci un'idea sulla concorrenza, sui prezzi, anche
controllarli uno ad uno per avere informazioni sulla spedizione, quindi quanto tempo impiega un venditore su eBay per spedire questo prodotto, cioè possiamo anche capire chi è dropshipping e chi è che magari sono i fornitori di Cina che hanno messo questi prodotti in vendita anche su eBay. Su Google Web Store dobbiamo scaricare anche Essify che ci aiuterà ad analizzare il prodotto. E anche questo è un extension gratuito, quindi non c'è nulla da pagare, però ci dà tantissime informazioni per analizzare il cosiddetto prodotto vincente. Allora, innanzitutto ci mostrerà il grafico delle vendite, la posizione degli acquirenti, come vediamo, qui ce li farà vedere giorno per giorno e la posizione degli acquirenti ci aiuterà per vedere dove la vogliamo mettere, cioè quando noi prepariamo un ad, una pubblicità, la vogliamo fare promozione per quelli che hanno negozi Shopify, praticamente se questo prodotto si vende di più in Italia loro tendono a vendere in Italia, quindi la pubblicità sarà per Italia. E quindi, come vediamo, questo prodotto ne ha parecchie vendite tutti i giorni. Quindi possiamo dire che abbiamo trovato un prodotto vincente che fa parte anche nella categoria più che porta più, cioè che i dropshippers lo usano di più e che è una categoria anche quella vincente. Poi ci farà vedere anche valutazioni negli ultimi 6 mesi, comunicazione del venditore con l'acquirente, valutazione da parte dell'acquirente, consegna se pervenuta all'acquirente secondo il termine stabilito, quanti articoli ha in vendita nel negozio e da quanto tempo è attivo su AliExpress questo fornitore. Quindi questo qua ne ha 5 anni, quindi è una persona affidabile con cui fare business. Poi andiamo su Track Order Products, serve per tracciare le vendite di un prodotto. Cliccandoci sopra possiamo avere info per un prodotto sulle vendite giornaliere, settimanali e bisettimanali. Quindi andiamo su Product Tracking e qui ci farà vedere le vendite di questo prodotto. Qui io ne ho alcuni che li sto seguendo, comunque ci dà informazioni anche su questo che appena abbiamo scelto per 15 giorni, 7 giorni e giorno per giorno, cioè praticamente sono anche le informazioni che sulla grafica ci faceva vedere Essify appena si appare la pagina del prodotto. Quindi queste sono le vendite che sono parecchie che questo prodotto ne ha. Poi andiamo su Sales Statistics che ci fornisce informazioni sulle vendite semestrali, mensili, bisettimanali, settimanali e giornaliere. Sempre attraverso il grafico sono riportate le valutazioni degli acquirenti in base alla loro ubicazione. E questo, come ho detto anche prima, ci aiuterà per vedere dove la vogliamo pubblicare la nostra pubblicità per questo prodotto se abbiamo un negozio Shopify. Poi andiamo su Search Products. Qui sono altre opzioni che io non li uso, però magari voi vi potete trovare utili. Quindi appena avete scaricato questo extension su Google Web Store, lì potete vedere tutte le altre opzioni che Essify ci offre gratuitamente e vedere quale tra di loro è quello che va meglio per voi, perché magari una cosa che va meglio per me non va meglio per voi e viceversa. E qui ancora una volta vediamo anche l'ubicazione degli acquirenti che ci aiuta tantissimo per la pubblicità, specialmente se abbiamo Shopify, però su Shopify mi fermerò in un altro momento. Qui abbiamo anche le recensioni che sono abbastanza buoni e così via. Adesso andiamo a
trovare un prodotto, search product by multi-criteria. Possiamo analizzare categorie e sottocategorie. Quindi qui ci dà la categoria e poi lì sotto, cioè accanto, sono anche le sottocategorie che ogni categoria ne ha. Poi andiamo su Product Activity Progress nella categoria, vediamo la performance dei prodotti espressa in percentuale per categorie. Quindi vediamo il percentuale che ogni categoria ha ottenuto negli ultimi 6 mesi. Siccome che SFI prende in considerazione gli ultimi 6 mesi, quindi possiamo vedere quello che ne ha di più o quello che ne ha magari di meno. Sono tutte in crescita, però non vanno bene tutte ugualmente. Cioè una si vende di più e una tende a crescere, però non supera quelle che sono più avanti. Favorites, esaminiamo l'analisi dei prodotti su vendite e valutazioni, quindi vediamo quanti pezzi sono stati venduti, anche le recensioni, e poi anche qui vediamo che questo prodotto sta avendo una buona performance, almeno dalle cifre che si vedono lì. Qui sono tanti prodotti che magari uno di noi li vuole anche mettere in vendita e così via. Poi andiamo su Orders, anche qui è più o meno la stessa cosa, però qui dà il percentuale sugli acquirenti, cioè quelli che hanno comprato questo prodotto, e dà un prodotto e quante il progress activity che questo prodotto ne ha avuto. Poi andiamo Search for Sellers, ci mostrerà i fornitori e le valutazioni su comunicazione, consegna, quanti articoli ci sono nel negozio, da dove proviene questo fornitore e da quanto tempo è attivo su AliExpress. Quindi specialmente la comunicazione e la spedizione sono le cose che a noi ci servono tantissimo per non lasciare dietro anche lì recensioni, perché se una persona magari ne prende una valutazione di 100%, però sulla comunicazione ne ha 60%, che ne so, sicuramente a noi non ci interessa, perché se capita di avere qualche problema, questo qua non sa risolvere, cioè non sarà al nostro fianco per risolvere i problemi. Quindi sicuramente ci servirà uno che la comunicazione ce l'ha 100%, la spedizione anche, però anche 90%, diciamo che ci siamo. E poi anche le recensioni del prodotto che gli altri acquirenti hanno lasciato. Per trovare i migliori fornitori, vi consiglio di impostare una valutazione minima del 90% e che ha più di un anno che sia presente su AliExpress. Quindi diciamo che vogliamo collaborare con un venditore che ha un po' di esperienza su AliExpress, ma a parte di Cina, lì ci possiamo anche selezionare altri paesi dove i magazzini di AliExpress sono presenti, quindi li possiamo scegliere i fornitori anche per paese, magari in Italia, Germania, America, quindi non soltanto Cina, anche se io qui, cioè, me lo lascio così. Però comunque è possibile di scegliere i fornitori anche in base al loro paese. Poi li possiamo analizzare i fornitori anche secondo le categorie. Quindi mettiamo una categoria e lì si appaiono tutti i fornitori che hanno i prodotti in vendita su questa categoria. I fornitori con le valutazioni più alte sono sicuramente la fonte dei prodotti vincenti. Possiamo elencarla su eBay tramite ShopMaster, ma bisogna tenere presente che lo importi da AliExpress. Se lo importi da AliExpress, il prodotto purtroppo verrà consegnato fino a 45 giorni, quindi non ci conviene, perché sicuramente un altro lo farà prima di noi, a spedire prima di noi. Andiamo su ShopMaster, facciamo clic su Analizza
E AliExpress Dropshipping Center ci mostrerà attraverso un grafico le vendite di questo prodotto. Quindi praticamente farà la stessa cosa che si fa e lo fa direttamente appena si appare la pagina del prodotto. Anche qui abbiamo la stessa cosa. Quindi andiamo su CJ Dropshipping, su Source e chiediamo di aggiungere questo prodotto sulla piattaforma. Tramite CJ Dropshipping abbiamo la possibilità di inviare più velocemente il prodotto al cliente. Quindi andiamo su, mettiamo la foto, dobbiamo mettere una foto, ho fatto anche un altro video su questo, cioè come fare il sourcing su CJ Dropshipping. Adesso io avevo scaricato prima le foto, aspettiamo un attimino che si ricarica e aggiungiamo la foto del prodotto che vogliamo che CJ Dropshipping lo aggiunga sulla sua piattaforma e così anche noi la possiamo spedire più velocemente. Ok, adesso scegliamo la categoria. Scegliamo la categoria. Andiamo su Others perché qui non sono troppo specificate le categorie. Mi sembra che è su Home and Garden, ma comunque io vado su Others. Poi torniamo indietro su AliExpress, facciamo copia e incolla del titolo del prodotto. Copia e incolla. Ok, poi sul prezzo, vediamo quanto era il prezzo. Sbagliato. Allora, il prezzo è a partire da 19,98. Noi andiamo per a partire al 19 dollari, vediamo. Poi, come paese io scelgo America, voi potete scegliere quello che volete, cioè dipende da voi. Dropshipping, andiamo a fare copia e incolla anche il link del prodotto su AliExpress. Ok, facciamo submit, si appare il famoso messaggio e così abbiamo fatto la nostra richiesta e aspettiamo che gli operatori di CJ Dropshipping si prendano cura di questa nostra richiesta. Un altro metodo per trovare i prodotti vincenti è Ecom Hunt, quindi adesso andiamo su ecomhunt.com. Gli utenti della versione gratuita però non possono visualizzare direttamente i nuovi prodotti, questi che sono in rosso, ma devono attendere il limite di tempo impostato. Tuttavia, i nuovi prodotti hanno molta concorrenza. Vi consiglio di cercare i prodotti vincenti tra le ultime pagine, poiché la maggior parte tende a cercare nelle prime pagine. Quindi qui vediamo tutti i prodotti, però sicuramente tutti si fermano qui. Cioè, non è che vanno oltre, quindi meglio è di andare. Questo prodotto, come si vede, è già in trending, quindi è un prodotto che la gente lo stanno cercando. Adesso andiamo su Tools, guardiamo live gli attuali prodotti di tendenza elencati da Ecom Hunt. Clicchiamo sul prodotto. E gli acquirenti vengono visualizzati con una grafica secondo i paesi in cui si trovano, dividendoli in quelli che hanno mostrato interesse, quelli che l'hanno aggiunto nella loro lista favorita e quelli che l'hanno acquistato questo prodotto. Quindi qui abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Ecoman ci dà un report per 30 giorni su AliExpress, mentre SFI fa un'analisi di 6 mesi, scusa. Anche qui è la stessa cosa, dividendoli per paese dove le persone si trovano, così possiamo avere un'informazione riguardo alla nostra pubblicità. Quindi qui vediamo anche come si tende a crescere questo prodotto giorno per giorno, vediamo anche le vendite giorno per giorno e poi anche i daily wish trend. Quindi qui abbiamo tanta roba, diciamolo così. Quindi andiamo sul prodotto, la possiamo importare su Shopify, però a questo punto a noi non ci serve perché
Siamo su eBay. Ci viene dato il potenziale profitto. Saturation Inspector ci fornisce informazioni su quanti negozi Shopify è elencato questo prodotto. È necessario tenere presente che più concorrenza hai, più diventa difficile a vendere. Come utenti gratuiti abbiamo il diritto di visualizzare più informazioni su due prodotti al giorno. Quindi qui ci darà più informazioni, ci darà la pubblicità che è stata fatta, come loro, cioè come quelli che l'hanno fatto questa pubblicità, come hanno reagito, e poi facciamo la stessa procedura su AliExpress. Andiamo ad aggiungere, cioè a cercare questo prodotto, poi lo troviamo qui. Sicuramente scegliamo quello che ne ha più, che ha le recensioni più alti e che ne ha più vendite. Poi andiamo a trovare questo prodotto su AliExpress, torniamo indietro su AliExpress e qui proviamo a trovare anche su eBay, e così possiamo vedere un attimino cosa fa la concorrenza con il prezzo che lo vende, eccetera, eccetera. Quindi praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto anche per l'altro prodotto. Allora, a me non mi rimane altro che ringraziare per il vostro tempo. Se vi fa piacere di fare subscribe al mio canale, per qualsiasi domanda, suggerimento, io lo gradirei tantissimo. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.